Allora, tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Nokizeruno e oggi giochiamo di nuovo su Minecraft. Prima di cominciare questo video vorrei farvi vedere ciò che ho fatto in off camera, ovvero due cose in particolare. Qui ho spostato la farm di Skewt, di tartarughe, perché qui vorrei fare le torri, come ho anticipato tantissimi episodi fa, e sarà o il prossimo o fra 2 episodi. Devo trovare un bel progetto e fare una torre qui e non qui, perché il portone non saprei come farlo in diagonale, ma verso questa zona di mondo. Così il portone lo facciamo dritto per dritto e non ci facciamo e tiriamo alcune macumbe che potevano dare fastidio. Altra cosa leggermente più importante, ma anche no, è che vi ricordate lo scorso episodio che ho creato le targhette e ho dato i nomi alle volpette? Ecco, a uno ho sbagliato il nome. Perché Sin, e io l'ho chiamato Shin, è sbagliato. In off camera ho creato un'altra targhetta e ho corretto questo errore. No, non chiedetemi il motivo per il quale io pensavo che si chiamasse Shin con l'H, perché vedendo gli ultimi episodi nei sottotitoli, sito Sin proprio come ho scritto adesso. Ma va bene così. Abbiamo sbagliato, abbiamo corretto, va bene. Come anticipato dallo scorso episodio, qui io vorrei fare un piccolo habitat, casa, farm, tutto insieme. Tutto qui. Quindi spacchiamo un pochino le cose qui, perché ci serve un bel po' di spazio. E come abbiamo fatto negli altri habitat, prendiamo il terreno di determinati habitat e cambiamo tutto. Ovviamente non lo facciamo dritto per dritto, facciamo un pochino storto con delle diramazioni interessanti. E per ora qui mettiamo tutto puzzle. Dopo aver messo tutto il terreno, già la prima volta che sto sbagliando, vorrei mettere delle cushion dirt per variare un pochino l'ambiente. Ahia, già ho sprecato uno di cosa, di pozzo. Vabbè, come ho detto, un bel po' ritornerà perché, ah, ma questa sì, è la nuova. Ho detto, perché si è presa la terra? Ok, ho provato la farm, dovrebbe funzionare. Spero che funzioni anche qui, perché per qualche motivo non potrebbe funzionare. Non so neanche per quale, ma potrebbe. Ok, per fortuna che ho detto che dobbiamo mettere il pozzo, perché per te blocchi avrei rosicato. Ok, che abbiamo qui una farm manuale, non automatica, di pozzo. Creando gli alberoni 2x2 ci dà il puzzle. Ma questo non è un nostro problema per ora. Tanto abbiamo questa terra con cui fare alcune sfumature. Poi creare le casettine, le piccole casettine per Ban e Sin. E poi la casa grande in cui ci sarà la farm di Naruto. Aspetta. Sì, prendiamo la pala con Sick Touch. Perché queste sfumature che ogni tanto ci stanno. Una costruzione è così. Ok, questo potrebbe essere il nostro terreno in cui dovremmo fare le cose cosose. Ora dobbiamo scegliere il centro in cui ci sarà la casettina della fabbrica, che potrebbe essere, no, qui. Uno indietro, sì. Che mi piace di più qui. E da qui dobbiamo, aspetta che qui uscire una volpe, godo. Dobbiamo contare 4 blocchi da a destra e 4 blocchi a sinistra. E dobbiamo incominciare a mettere le cassettine, che dovrebbero servire su tutti questi blocchi e 2 scale. Sì, per ora sì, va bene. E facciamo 1, 2, 3, 4. No, uno più lì, più a sinistra. Ok. Da qui dobbiamo mettere le trapdoor. Qui dobbiamo mettere una scaletta così. No, la scaletta viene messa qui. Una trapdoor. Una trapdoor va messa qui. Una trapdoor viene messa qui. No, questa qui, ma questa non qui, ma così. Ok. E qui da questi due lati dobbiamo mettere due banner. Due banner che non ho fatto, ma si fanno easy. E per fortuna stanno spawnando i mob, perché abbiamo tolto le torce. Però dovremmo stare comunque safe. Qui facciamo così. Mettiamo un tappetino qui. E possiamo incominciare a mettere la nostra prima volpetta. Chi mettiamo a sinistra? Ah,
Ah no, qui questa non va messa qui. Sembra un pochino strano. Qui va messa una delle due slab. Per tetto così un pochino spiovente, un pochino non tutta lineare. Naruto no, perché deve essere nella farm. Chi mettiamo? Sbalno? Sì, vabbè, è uguale. Di qui. E Ban lo attacchiamo qui. Ora, stessa cosa, dobbiamo farla in modo speculare, quindi 1, 2, 3, 4. E al quinto mettiamo la staccionata e tutto il quanto. Ok, riprodotta la stessa identica casettina, forse qui possiamo mettere un paio di pozzoli in più. E ora, fatte le due casettine, possiamo creare la farm. La farm, come bisogna farla? Mi serve un hopper, un cart con hopper e una cesta. È una bacca. La volpe funziona che se tu metti un cespuglio di bacche, lui andrà e quando il frutto sarà maturo, potrà essere raccolto, lo prenderà e butterà ciò che ha già in bocca. Infatti la ledera che ha in bocca la lascerà. E ogni volta che crescerà la bacca, lui butterà quella che ha in bocca e ne prenderà sempre un'altra. Semplicemente funziona così. Se la volpe la mettiamo in un blocco chiuso in cui c'è il cespuglio e sotto mettiamo il minecart con hopper. Il drop raccolto dalla nostra volpetta andrà nel minecart, poi nell'hopper e poi nella cesta. Al momento le bacche non ci saranno, però forse quando faremo il bioma invernale per dare quel mood di freddo, le bacche ci potrebbero essere. Come dettaglio, ci potrebbe essere utile come dettaglio. Ah, e come la metti in Minecraft senza la rail? Ok, qui è dove abbiamo scelto dove dovrebbe essere la nostra farm. Facciamo un buchettino. Qui dovrebbe essere in Minecraft. Qui l'hopper. Qui mettiamo la cesta. Cesta. Hopper. Rail. Minecraft con hopper. Spacchiamo questo puzzle. Spacchiamo la rail. E sopra il Minecraft con hopper mettiamo il blocco di pollo che non so neanche se lo posso mettere così. Lo facciamo così e così. Qui sopra ci sarà la bacca. Ok? Però facendo una specie di pillar e dentro metti la volpe non mi piace. Quindi ho detto cerchiamo una casettina piccola in cui ci dovrebbe essere soltanto un blocco all'interno. E questo è quello che faremo. Infatti prima creiamo la casettina intorno e poi ci ficchiamo la volpe dentro. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 dei pillar di 2. Torno il vetro. E adesso dobbiamo creare il tetto, che il tetto dovrebbe essere leggermente complicato, ma non così tanto, eh. Dobbiamo salire di qua. Qui dobbiamo mettere una scala in testa e giù, quindi facciamo così. Così. E la stessa cosa la facciamo l'estremità opposta, ma con la cobblestone. Prendiamo il mood del tetto che abbiamo fatto per i muri. Un pochino di cobblestone, un pochino di stone bricks, in pratica. Facciamo così, sono tutti i blocchi per il momento. Infatti questo lo togliamo. Oh, dei blocchi, sì. Qui si mette di cobblestone. Prendiamo le scalette e estremità e facciamo uno sì uno no cobblestone e stone. Sopra le scalette in testa e giù mettiamo delle slab. Dobbiamo fare così tutte e due e poi infine dobbiamo mettere un blocco centrale. E più e nemmeno. Stessa cosa dobbiamo fare all'estremità opposta. Colleghiamo tutto da destra a sinistra, no, da sinistra a destra, uguale facciamo così, ma con blocchi totalmente random. In realtà poi abbiamo fatto uguale. E poi qui semplicemente dobbiamo fare slab. Qui mettiamo dei blocchi di bricks che non abbiamo, ma abbiamo le slab, facciamo così. Cosa del genere. Qui metti due bricks e un così. E così qui metti un blocco di cobblestone. Questo lo togliamo per il momento perché dobbiamo ficcare la volpe dentro. E la struttura dovrebbe essere completata al 100%. Credo che sia l'unico mob che non può essere colpito dalle bacche. Credo. Perché se ci vado io subisco danni dal cespuglio di bacche. Se va qualsiasi altro mob anche.
Lo facciamo nascere, facciamo creare le bacche sopra, una piccola scaletta, riprendiamoci la nostra volpe chiamata Naruto e questa rimarrà lì, sempre, per crearci le nostre bacche. Dai, entri nel buco, ok, perché credo che allontanandomi si slaccia automaticamente, ok, sì. Quindi qui mettiamo la slab, qui mettiamo un bricks. E la farm al momento dovrebbe essere completata. Quindi la volpe ogni quando crescerà. Aspetta. Perché no il minecart non prende la lead? Boh. Questa cosa non lo so. Ah, cosa molto importante. Qui dovevamo strippare tutto. E poi qui sotto dove abbiamo messo le cose. Come dettaglio dobbiamo mettere delle botole che però non ho abbastanza legno. Non le ho create abbastanza. Quindi per fortuna in off camera qui ho rifucillato un pochino le nostre ceste di legno. Ma ne servivano soltanto 6, sì. Quindi mettiamo anche queste due qui. E per dare un pochino di mood che siamo in una mezza taiga, qui mentre stavo esplorando i villaggi alla ricerca delle volpi, perché vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un esperimento così. E ci è andata bene, per fortuna. Qui mettiamo una ferna. E queste non si possono più togliere. Quando vanno messe non possono essere più tolte perché è soltanto dovrebbe essere. Queste forse sì. Ma queste grandi come l'erba grande, l'erba alta, due blocchi, non può essere replicata oltre a mettere bombial. E non solo questo, mettiamo anche delle bacche, sempre per dar quel mood che siamo nel loro bioma natio. Questo bioma ok che è piccolino e secondo me viene veramente bello. Ma c'è un motivo per il quale l'ho creato qui e non lì. Avevo la mezza idea. Però, come ho detto, la volpe è l'unico mob che non subisce danni dalle bacche. Se in caso un giorno io volessi creare la mushroom, quella marrone. E ne ho soltanto di un esemplare. Potrebbe essere triste che muore a causa delle bacche messe vicino alla farm per dare quel dettaglio. Quindi per il momento questo mini bioma lo lasciamo qui. Ovviamente anche queste bacche saranno raccolte dalle volpi che stanno qui in fondo. No, qui all'esterno della farm. E se vi siete chiedendo come prendo il loot, è semplice, si va così, crea un tunnellone alla ricerca della cesta perduta e via. Dovrebbe essere qui. No, un blocchettino più a destra. Qui vediamo per sicurezza se funziona o meno. Perché prima la lead non so per quale motivo non è scesa, non è stata raccolta dal minecart con Hopper. Però nel mio mondo in creativo funzionava. Ok, questo bioma così. Se avessi avuto più fern piccole e grandi, potevamo creare un ambiente più carino e coccoloso. Oltre a spammare le bacche. Ma va bene così, dai. Ok, me ne stanno dropando di più quelle che stanno fuori. Che non questa. Questa non vuole lavorare. Però per essere sicuri che funzioni, la facciamo in modo manuale, ovvero, vedete qui, cesta vuota dovrebbe essere anche l'hopper vuoto. Ok, anche il minecart con hopper vuoto. Ok, facciamo così, spacca questo blocco, spacca anche questo blocco. Mettiamo tutte le bacche che ci hanno fermato. Non capisco. Ok, mi è mancato con hopper, non doveva prendere. Non funziona per qualche motivo, è mancato con hopper. E quella cosa strana, che nel mio mondo in creati funzionava. Mancava il minecart con hopper, dovrebbe funzionare così. Però non funziona, per quale motivo? Perché c'è l'hopper qui? E nel mio mondo in creati non ho messo l'hopper ma ho messo direttamente la cesta? Proviamo. Quello è che la farm funziona perché la volpe la prende. Prende la bacca, la butta a terra però non va nel minecart. Io l'avevo detto, per qualche motivo secondo me non funziona e questo qualche motivo avevo ragione. Ripeto, la farm funziona. E il minecart con hopper che non funziona. Aspetta, voglio fare un'altra prova. Rifare tutto da capo però no, senza togliere la rail. Secondo me la rail era il fastidio più grande di sta farm. Mettiamo la terra. Andiamo.
Era la rail che dava quel pixel in più. Vediamo se, se dentro la cesta c'è. Ok, la farm funziona e abbiamo anche riparato questa cosa. Era una cavolata, era la cavolata più grande che ci poteva esistere nel mondo di Minecraft e io non la stavo capendo. Ok, e sotto la pioggia incessante di Minecraft posso dire che tutto. Abbiamo fatto la mini casettina, abbiamo messo le piccole capannine per le volpi figlie delle originali. Qui c'è l'unica originale che è rimasta, che un giorno deciderà di prendere questa bacca come stanno facendo loro e dropparla nella farm e avremo finalmente una farm utilizzabile. Tanto ho recuperato tutte e tre le cordicelle, una che era attaccata a Naruto e poiché adesso è libera l'abbiamo slegata e l'altra è quella che avevano in bocca loro e stanno mangiando come delle porcelline. Vedete adesso questa ha la bacca in bocca. Stavo dicendo, se questa farm, questo video, questa casettina, questo habitat, questo tutto l'insieme di questo video, se vi sia piaciuto mettete un grossissimo mi piace, condividetela a tutti i vostri amichetti. Peccato che per una cavolata mi stavo cervellando ed era così tanto semplice. E vabbè, ci sta. Dopo la super mega genialata che abbiamo fatto alla fine dello scorso episodio, quest'oggi abbiamo fatto la cappellata alla fine di questo episodio. Ok, vabbè. Detto ciò, niente. Bella.